I volti sono distesi, la tensione accumulata nei giorni scorsi si è stemperata. Il bilancio dell'incontro fra ministro dello sviluppo economico e rappresentanti delle aziende delle piattaforme digitali che si occupano di consegne di cibo a domicilio sembra positivo. Argomento di discussione i riders, ossia quei giovani, circa 7.000 in Italia, che vediamo girare in bici o in motorino per recapitare pizze, hamburger o sushi. Un servizio molto diffuso, un lavoro poco tutelato. Per loro il vice premier chiede una paga orario fissa e non a cottimo e contributi versati regolarmente. Il primo passo da fare per Di Maio è avviare un tavolo di contrattazione tra i rappresentanti dei riders e i rappresentanti delle aziende come Foodora. E costruire insieme un nuovo modello di tutele e di contratto che riguarda i lavori del futuro. E chissà che non si arrivi al primo contratto collettivo nazionale della gig economy. Se il tavolo dovesse fallire, il governo interverrà con un decreto, ma, precisa Di Maio, spero non ce ne sia bisogno. Al di là del singolo caso dei riders, il ministro annuncia guerra al precariato e modifiche sostanziali al Jobs Act. Prima o poi un giovane o meno giovane in questo paese deve sapere di non dover ambire a rinnovare il proprio contratto ogni settimana o ogni mese. E questo meccanismo lo facciamo rivedendo il Jobs Act, anche, limitando i licenziamenti selvaggi. Altro tema caldo sul fronte lavoro è l'Ilva, sempre al Mise. Oggi Di Maio ha visto i sindacati dicendo loro che sull'acciaieria di Taranto non ci sarà alcun accordo se non condiviso con tutti. L'Ilva attualmente è in amministrazione straordinaria e entro il 30 giugno passerà al gruppo ArcelorMittal, che si è aggiudicato il bando. In ballo c'è il destino di 13.800 dipendenti, 20.000 se si considera l'indotto. Dopo i sindacati, Di Maio ha incontrato il governatore pugliese Michele Emiliano, che si è detto aperto a qualunque proposta che salvaguardi la vita prima di tutto e il lavoro, anche con l'uso di nuove tecnologie. E c'è modo di rioccupare in altra maniera gli stessi lavoratori.